Dopo 2 anni di pausa forzata a causa della crisi, la Marina Militare riprende le esercitazioni pratiche in navigazione, test importanti per valutare la prontezza operativa di uomini e mezzi in caso di emergenza. La situazione è realistica, ma c'è solo un programma di massima che può cambiare e cambia da un momento all'altro, proprio per verificare l'efficienza. Supervisore, l'ammiraglio di squadra Filippo Maria Foffi. È una esercitazione di prontezza e sviluppiamo molti temi in modo seriale, cioè consecutivi l'uno rispetto all'altro. Interessano i temi della lotta di superficie, di quella subacquea e di quella aerea. Non c'è connessione con la situazione in atto da un punto di vista geopolitico. Tutto questo avviene in continua navigazione, in movimento, e molte cose avvengono senza preavviso, quindi le navi sono tutte pronte a qualunque emergenza. Beh, le navi sanno nell'insieme quali saranno i temi che verranno svolti. Ogni nave non sa quando verrà chiamata a svolgere quale compito. Il futuro della Marina Militare Italiana dipende da queste navi, ma c'è necessità di rinnovarle anche. C'è necessità di rinnovarle, noi abbiamo fiducia perché in questo momento siete a bordo del Garibaldi, è una signora di 30 anni, le altre navi che normalmente l'accompagnano ne hanno anche di più, le anfibie ne hanno 40.